I won't give up. If you be Benvenuti al TG degli eventi di Radio Tuscia Events, edizione di domenica 26 febbraio. Il sole sorge alle ore 6.52, tramonta alle 17.55, durata del giorno 11 ore 3 minuti. La luna sorge alle 6.43 e tramonta alle 17.56. Alle ore 8.45 dal parcheggio di Valle Faula di Tervo parte l'escursione guidata all'antico borgo abbandonato di San Lorenzo Vecchio. Il percorso è facile, si consiglia di portare la torcia, le scarpe da trekking e l'abbigliamento adeguato. Tutti i soci sono assicurati. Alle ore 10, ad Oriolo Romano, alla scoperta di palazzi, castelli e giardini della Tuscia, il sogno di Santa Croce, Palazzo Altieri. Un altro luogo straordinario del nostro territorio è Palazzo Altieri nel borgo di Oriolo Romano. La costruzione del palazzo e la fondazione del borgo di Oriolo, territorio allora incolto e spopolato, si deve all'idea di Giorgio III Santa Croce nel corso degli anni 1578-1585. La visita dura 2 ore circa. Il meteo. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima 2 gradi, massima 16 gradi. Avremo cielo sereno al mattino, cielo poco nuvoloso o velato durante il resto della giornata. I venti saranno moderati con intensità di circa 13 km orari. Per questa edizione è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima.
Seems I hear your voice calling. All right. A rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia. I believe that it's raining all over the world. That it's raining all over the world. Neon signs are flashing. Taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of the train seems to play a sad refrain to the night. That it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I wonder, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it. And we've just got to play the game. I'll shake the rain from my sweater. Take out your letters to pass some time. Late at night when it's hard to rest, I hold your pictures to my breast, and I feel fine, fine. It's a rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. I feel that it's raining all over the world. Lord, I feel like it's raining all over the world. Diritto in pillole, la rubrica che ti aiuta a difenderti su Radio Tuscia Evans. Rimani in ascolto. You were someone I couldn't forget, and right.
forget I said right and I bide my time. Spent my life looking for that somebody to make me feel like you. But now you tell me that you wanna leave me. But darling, I just can't let you. Salve a tutti, eccoci a Radio Tuscia Events, alla nostra rubrica di diritto. Io sono Piera Angius, sono un avvocato iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo. Un benvenuto a tutti. Oggi parleremo di stalking, un reato relativamente recente, introdotto infatti nel nostro codice penale nel 2009. E parleremo quindi nel corso di questa puntata di cosa consista questo reato, quali sono le forme di tutela previste dal nostro legislatore e quindi daremo qualche suggerimento tecnico-pratico su come difendersi. Quindi via con la sigla e dopo iniziamo. Diritto in pillole, la rubrica che ti aiuta a difenderti su Radio Tuscia Events. Rimani in ascolto. Ed eccoci di nuovo qua, amici di Radio Tuscia Events, a parlare di stalking. Allora, iniziamo dalla definizione. Ovviamente il termine è una parola inglese ed è entrata a far parte del nostro vocabolario, diciamo abbastanza recentemente. Con questo termine si indicano tutti quei comportamenti messi in atto da un soggetto per molestare la sua vittima. Il legislatore non ha utilizzato il termine di stalking che viene soprattutto usato, diciamo, nel linguaggio parlato, nell'ambito della stampa, in quanto il termine usato nel nostro codice penale è quello di atti persecutori, che comunque anch'esso rende chiaramente l'idea di questo serie di comportamenti appunto posti in essere per molestare la vittima. La norma è stata introdotta nel codice penale proprio per fornire tutela alle ipotesi in cui le condotte di minaccia o di molestia si presentino in modo seriale e quindi è particolarmente lesive della libertà psichica e morale del soggetto. Si tratta infatti appunto di un reato abituale, abituale proprio perché caratterizzato dalla reiterazione di minacce o molestie. Un accenno alla norma, chiaramente. Allora, la disciplina degli atti persecutori è contenuta nell'articolo 612 bis del nostro codice penale. Questo articolo è stato introdotto qualche anno fa, per la precisione nel 2009, col decreto legge 11 del 2009 convertito poi in legge. Ora, che definizione dà il nostro legislatore? Il legislatore parla di condotte appunto reiterate di minaccia o di molestia che cagionino un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero ingeneri non fondato timore per l'incolumità
della vittima, chiaramente, o del prossimo congiunto della vittima, o di persona che sia legata appunto alla vittima da una relazione affettiva, o comunque in modo da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini. Questa è un po', diciamo, la definizione che dà il legislatore al primo comma di questa norma. La sanzione che è prevista è una sanzione che va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 5 anni. Teniamo presente che questa pena è poi aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da una persona che è stata in qualche modo legata da una relazione affettiva alla persona offesa, oppure, e qui entriamo un po' in quello che potrebbe anche essere il cyberbullismo o comunque lo stalking informatico, quindi dicevamo pure la pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso degli strumenti informatici o telematici. Oltre a ciò si avranno poi degli aumenti di pena anche se il fatto è commesso a danno di un minore o di una donna in stato di gravidanza o una persona con disabilità. Quindi sono tutte ipotesi, poi adesso chiaramente andremo a fare degli esempi, però sono tutte, ecco, ipotesi in cui il legislatore ha ovviamente previsto un aumento di pena, essendo delle situazioni appunto particolari in cui può esserci una o un legame affettivo, oppure la persona, la vittima, si trova in condizioni di inferiorità, appunto come il minore o una donna in stato di gravidanza. Bene, di nuovo una piccola pausa e poi faremo un po' di esempi di stalking. I'll get you.
Ed eccoci di nuovo qua, nella nostra rubrica di diritto, a parlare di stalking. Abbiamo fatto un breve accenno a quella che è la norma che descrive la fattispecie penale appunto del reato di atti persecutori, e cioè l'articolo 612 bis del codice penale. Ed ora andiamo a fare qualche esempio. Di questo reato di atti persecutori. Allora, quando può aversi lo stalking? Diciamo che la condotta, che usando un termine tecnico consiste nell'elemento oggettivo del reato, può concretizzarsi in vari comportamenti. Pensiamo ai pedinamenti. Pensiamo all'appostarsi, ad esempio, fuori dell'abitazione o fuori del luogo di lavoro della vittima. Oppure può aversi stalking anche usando degli strumenti come possono essere non solo strumenti informatici, ma anche lo stesso telefono, ad esempio assillare una persona con una serie di telefonate, ma non intendiamo una o due, ma decine di telefonate nell'arco di una giornata, tempestarla di SMS o altro tipo di messaggi. Pensiamo alle moderne chat come WhatsApp, Telegram, quindi ecco, mandare SMS, anche email non gradite. O anche dai contenuti osceni rivolti alla vittima. Ma è stalking anche la semplice minaccia verbale che però chiaramente sia ripetuta, reiterata nel tempo, quindi può essere verbale, può anche essere fisica verso appunto la vittima, o anche i congiunti della vittima. Diciamo che gli esempi che poi ecco, possiamo trovare nell'ambito ecco, di sentenze sono davvero vari. Si passa appunto dalle telefonate reiterate alla persona offesa presso il luogo di lavoro, trasmettendo messaggi ecco, dal contenuto ingiurioso oppure con riferimenti espliciti alla vita sessuale o altro genere di comportamenti, ad esempio mi viene in mente una pronuncia della Cassazione, la 3404 del 2010, che fa riferimento a un comportamento di chi invia alla persona offesa SMS, messaggi di posta elettronica o postali su cosiddetti social network. Nonché quando divulghi attraverso magari questi strumenti, ecco, dei filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la vittima. Oppure, ecco, si diceva prima di pedinamenti, ecco, sistematici, chiaramente in modo da creare poi, ecco, uno stato di preoccupazione e una sensibile modificazione nelle normali abitudini di vita della vittima. In un'altra pronuncia, la Cassazione, una pronuncia del 2015, la numero 29.826, è stato confermato che integra il delitto di cui all'articolo 612 bis, appunto reato di stalking, la reiterata redazione e ripetuta diffusione di messaggi funzionali a umiliare due coniugi, a violare la loro riservatezza e a rappresentare la vita sessuale della moglie come aperta a soggetti estranei. E gli esempi potrebbero purtroppo continuare. Precisiamo che oltre agli aspetti appunto della condotta, per aversi il delitto in parola, quindi oltre a questa reiterazione di minacce o molestie, è necessario che vengano ingenerati almeno uno degli eventi descritti nella norma, in capo alla vittima, chiaramente intendiamo, e cioè un perdurante grave stato di ansia o di paura,
oppure un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto di persona legata alla vittima da una relazione affettiva, oppure una costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. Cioè, perché chiaramente, tornando a uno degli esempi di prima, se un molestatore ogni giorno fa degli appostamenti in un certo luogo, io che sono la vittima sono portata a non passare più lì e quindi a cambiare quelle che sono le mie abitudini. Quindi teniamo presente una cosa, che il grave stato di ansia o di paura non necessariamente poi deve dipendere da uno stato patologico. È da ravvisare anche quando il comportamento semplicemente appunto ha avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, quindi prescindendo comunque da eventuali problemi, ecco, pregressi sul piano psicologico di cui eventualmente la persona possa aver sofferto. Questo è stato ribadito anche dalla Suprema Corte, anche in recenti pronunce, tra cui la 45.184 del 2015, per chi fosse appassionato di letture di sentenze della Cassazione, ecco, su questo argomento può sicuramente darci uno sguardo. Diritto in pillole, la rubrica che ti aiuta a difenderti. To escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. Thank you.
Amburaka e Tahime Mayumi. Allora, eccoci di nuovo qua a parlare di stalking. Abbiamo fatto un breve accenno al contenuto della norma, articolo 612 bis del codice penale. Abbiamo poi parlato di alcuni esempi di atti persecutori, citando alcune pronunce della Suprema Corte. Adesso andiamo a vedere l'aspetto della procedibilità, cioè si tratta di un reato procedibile d'ufficio o a querela di parte. Il legislatore ha previsto che il reato sia procedibile su querela, che significa che la persona che sia stata vittima di stalking può presentare una querela con cui sostanzialmente appunto denuncia il fatto all'autorità. Il legislatore, per fornire maggior tutela, visto anche che lo stalking è appunto un reato che consiste in condotte appunto reiterate di molestie o minacce, ha praticamente raddoppiato il termine per presentare la querela, perché di norma il termine per sporgere una querela è di 3 mesi. Il legislatore invece ha previsto che la vittima di atti persecutori abbia 6 mesi di tempo per presentare la querela, e quindi per querela con cui esprimere, ecco, la volontà che l'autore del comportamento persecutorio sia perseguito e punito penalmente. Ora, a seguito delle modifiche apportate all'ultimo comma della norma che stiamo trattando, che ripetiamo essere l'articolo 612 bis del codice penale, la remissione della querela può essere soltanto processuale. Teniamo presente un altro aspetto, però, a parte la querela. Poniamo che la vittima non intenda rivolgersi subito a una, non so, alla Procura della Repubblica, quindi a ottenere da subito un intervento di tipo penale, ecco, diciamo così. Può esporre i fatti al questore. E in che modo? Praticamente formula una richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta persecutoria. Che significa questo? Che l'ammonimento innanzitutto non è un provvedimento penale, ma è un provvedimento amministrativo, e quindi ricade appunto nella sfera di competenza del questore, che quindi su richiesta della vittima di comportamenti persecutori, valutati chiaramente anche i fatti sulla base di informazioni raccolte, ammonisce il molestatore, invitandolo ad interrompere il comportamento persecutorio. È uno strumento che innanzitutto che è descritto all'articolo 8 della legge 38 del 2009, e che è uno strumento, diciamo, che può essere appunto usato in via alternativa rispetto alla querela, e per ottenere però una tutela appunto che va al di fuori del, diciamo, appunto dell'ambito propriamente appunto penalistico. Ora, questo è l'aspetto della procedibilità. Facciamo una breve pausa e poi andiamo più nel dettaglio a vedere quali sono poi le misure, soprattutto le misure cautelari che il legislatore ha messo a disposizione della vittima di stalking. Just
Amburaka e Tahime Mayumi Mahinako. Ed eccoci nuovamente qua in studio a parlare di stalking. Prima abbiamo affrontato aspetti diciamo legati alla condotta di questo reato, abbiamo visto le questioni relative alla procedibilità, alla presentazione della querela o alla richiesta di ammonimento presso il questore, e adesso vediamo quelle che sono le misure cautelari a disposizione, diciamo così, per ottenere tutela ancora prima che venga accertata la penale responsabilità dello stalker. Infatti parliamo di misure cautelari. Nei casi più gravi vi sono le misure cautelari, diciamo, come può essere la custodia in carcere o gli arresti domiciliari a carico del presunto autore del reato di stalking. Ma a parte queste misure cautelari, che potremmo definire tra virgolette tradizionali, soffermiamo per un momento l'attenzione a una misura cautelare introdotta appunto abbastanza recentemente dal legislatore all'articolo 282 ter del codice di procedura penale, che è una sorta di diciamo appunto di divieto di avvicinamento o ai luoghi frequentati dalla persona offesa o alla persona offesa stessa. Volendo citare la norma, per essere più precisi, il legislatore dice con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa stessa. Questo è quello che dispone la norma che abbiamo prima citato. Quindi ecco che la tutela per questo tipo di misura cautelare si pone su due fronti, sia per quanto riguarda i luoghi, sia per quanto riguarda proprio la distanza dalla vittima di stalking. E sul punto chiaramente è intervenuta la Suprema Corte in alcune pronunce. Adesso ne cito soltanto una, che è la numero 8333 del 2015, che ha sancito che in materia appunto di misure cautelari personali l'ordinanza che dispone, ai sensi dell'articolo 282 ter appunto il codice procedura penale, che è la norma che stiamo ora esaminando, quindi l'ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi ai quali è inibito l'accesso, perché solo in questo modo è possibile appunto controllare che il destinatario di questa misura cautelare effettivamente rispetti queste prescrizioni. Quindi è importante che i luoghi vengano individuati appunto con esattezza, quindi non in modo generico. Accanto a questa misura cautelare poi vi sono anche dei rimedi civili che erano già preesistenti dal 2001 e sono i cosiddetti ordini di protezione, che si hanno nell'ambito invece proprio familiare, cioè quando una serie di condotte, ecco, reiterate causano grave pregiudizio all'integrità fisica o morale del coniuge o del convivente, allora qui possono aversi degli ordini appunto di allontanamento, ecco, dalla casa familiare del coniuge o del convivente appunto che ha tenuto la condotta pregiudizievole, e può essere anche in questo caso disposto il non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante. Queste sono dell'altro tipo di misure, sempre a tutela della vittima, però in ambito civile, previste, per la precisione, per gli appassionati di diritto, lo possono trovare all'articolo 342 ter del codice civile.
Da ultimo, precisato questo, a chi si può rivolgere, la vittima? Si può rivolgere alla polizia o ai carabinieri. Ricordiamo che presso tutte le squadre mobili della Polizia di Stato vi è una sezione specializzata contro le violenze sessuali in danno di donne e minori in caso di mobbing o di stalking, come nella fattispecie di cui stiamo trattando. Ci si può rivolgere alla Procura della Repubblica, che ricordiamo si trovano presso i tribunali, ma poi, ancora prima di sporgere una querela o di rivolgersi appunto a polizia o carabinieri, si può anche fare una semplice telefonata. C'è un numero verde nazionale che è il 1522 1522 e che è attivo 24 ore su 24 e che offre assistenza psicologica e giuridica e indirizza appunto poi anche presso gli sportelli allestiti nelle questure. Quindi è una forma di tutela ancora, potremmo dire, più immediata, se non altro anche a livello informativo. Quindi anche questo è uno strumento molto importante per la vittima. Quindi lo ricordo nuovamente, un numero verde nazionale 1522. Di nuovo una breve pausa e poi concludiamo con alcune pillole di diritto. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say?
Ed eccoci di nuovo qua in studio. Oggi abbiamo parlato di stalking. Mi auguro che l'argomento trattato sia stato di vostro interesse. Chiaramente non può essere stato esaustivo perché abbiamo poco tempo a disposizione, ma abbiamo provato a dare alcuni accenni sull'argomento e a ricordare quelle che sono appunto le forme di tutela previste dal nostro ordinamento per le vittime di stalking. Concludiamo con qualche piccola pillola di diritto, dal momento che durante la puntata abbiamo usato qualche termine diciamo un po' più tecnico e quindi magari meno comprensibile, ecco, per i non addetti ai lavori. Abbiamo usato il termine reato. E che cos'è un reato? Il reato è sicuramente un fatto umano, però è un fatto umano cui il legislatore ricollega una sanzione penale, in quanto nel reato c'è una lesione di un bene giuridico meritevole di tutela. E i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena che per essi è stabilita. In un reato abbiamo quello che è l'elemento oggettivo, cioè diciamo la condotta, ecco, che viene posta in essere dall'autore del reato, condotta che poi può aversi mediante azioni oppure mediante anche omissioni. E poi c'è un elemento soggettivo che è definito praticamente come l'elemento psicologico del reato, che poi può essere costituito da dolo o da colpa. Chiaramente non possiamo qui addentrarci nella definizione e nel approfondimento di concetti come dolo o colpa, perché non ci basterebbero alcune ore, quindi ci limitiamo, ecco, a dare qualche accenno al solo fine di rendere più chiari i concetti che sono stati affrontati durante la puntata. Sempre in questa puntata poi si è parlato di procedibilità. E che significa? Che di fronte a un reato può avere, diciamo, il legislatore può aver previsto che perché inizi un procedimento penale sia necessaria che la vittima faccia qualcosa e cioè presenti un determinato atto che prende il nome di querela, che è una condizione proprio, appunto, si dice, di procedibilità, cioè entro un certo termine, che di norma è 3 mesi, per il reato che abbiamo visto in questa puntata è eccezionalmente di 6 mesi, la vittima può presentare all'autorità una denuncia in cui però si chiede che l'autore del reato venga penalmente perseguito e punito, e quindi solo nel momento in cui c'è la querela, allora a quel punto si procede con ad esercitare l'azione penale. Questo non riguarda tutti i reati, vi sono reati che si definiscono procedibili d'ufficio, cioè che vuol dire che anche se la vittima non fa alcuna querela, la procura viene a sapere che è stato commesso un certo reato, pensiamo a un reato di omicidio, l'azione penale è comunque parte, anche se manca la querela della vittima. Perché? Perché il reato è talmente grave che è interesse dell'ordinamento che l'autore venga poi perseguito anche in mancanza di un atto di volontà della vittima stessa. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto alla prossima puntata di questa rubrica e un saluto a tutti. Ciao!
Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. Thank you.
the things you do. What's up? I sunshine fills my head.
agli ascoltatori di Radio Tuscia Evans. Oggi, per lo speciale, abbiamo in studio, anzi siamo proprio nello studio, di un medico, il dottor Giuseppe Bartoleschi. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Oggi il dottor Giuseppe Bartoleschi, adesso gli darò del tu perché lo conosco da molto tempo, vi darà dei consigli sull'artrosi, anzi sulla cervicale. Che cos'è la cervicale? La colonna si divide in diverse porzioni, chiamiamole così. La parte più alta, vicino alla testa, è la cervicale, che è composta da 7 vertebre. Poi abbiamo la dorsale, la lombare e la sacrococcigia. Tutti insieme formano la colonna in toto. La cervicale però è quella che soffre di più per l'artrosi, anche dai giovani agli anziani. Perché? Perché è una zona molto mobile, quindi è a rischio, per esempio quando si fanno gli incidenti è famoso il tipico colpo di frusta, e ora dirò per quale motivo, e poi perché diciamo l'artrosi o l'artrite addirittura colpiscono questa zona in maniera particolare. Quindi le persone, forse non c'è persona che in qualche maniera non abbia talvolta del mal di testa, delle cefalee muscolotensive, che proprio sono date dai problemi di artrosi della colonna cervicale. La colonna ha questa conformazione, la colonna in generale, adesso parliamo della cervicale, ha delle vertebre e tra una vertebra e un'altra c'è uno spazio che viene riempito da una sostanza particolare che forma il disco. Quindi, i famosi cuscinetti. È un cuscinetto che è importantissimo per la funzionalità, per lo snodo, diciamo, per la motilità della colonna, perché altrimenti sarebbe una canna di bambù rigida, invece è flessibile e sappiamo quanto la cervicale è utile nei movimenti legati al cervello, ma legati proprio alla vista e all'udito. La persona si gira, se la chiami, guarda da tutte le parti, quindi ha una motilità che non ha nessun'altra parte della colonna. Ora, la malattia di questi cuscinetti, che è artrosi, porta a problemi di questa zona. E quali sono un po' i sintomi? I sintomi sono soprattutto il dolore, cioè la persona viene dal medico lamentando dolore al collo, quindi si lamenta perché fa male il collo, dice: stato lo dottore, mi fa male anche la testa, e quindi bisogna valutare un po' se tante volte questo dolore, questa cefalea è dovuto alla cervicale o magari a una sinusite o altre problematiche. Quindi il paziente viene, talvolta ti porta degli accertamenti che ha già fatto, per esempio una RIS della colonna cervicale, addirittura tante volte portano anche altri accertamenti come magari un attacco, una risonanza, oppure in base a quello che si va a vedere, che si va diciamo a vedere con la visita, sarà lo stesso medico, in questo caso io come reumatologo, come specialista delle malattie reumatiche, ecco, chiamiamolo così, chiederà quello che è necessario. Quindi soprattutto dobbiamo valutare qual è la problematica, a che cosa è dovuto questo dolore. Allora Giuseppe, adesso facciamo la prima pausa, mandiamo il primo brano e dopo, quando rientriamo in studio, ci spieghi bene questa parte. A tra poco. I close my eyes and I slipped away.
Ritornati in studio con il dottor Giuseppe Bartolesti, reumatologo, e ci sta spiegando della cervicale, i problemi che ci dà. Allora, dottor Giuseppe, che problemi dà questa cervicale? Che cosa possiamo fare? I problemi più gravi per cui viene dal medico il paziente sono quelli, abbiamo detto, del dolore. Ma il dolore non è la cosa la più importante e la sola, ma soprattutto è un deficit della motilità. Questo paziente è come ingessato, non riesce più a fare, come si dice, la marcia indietro con la macchina, cosa importantissima. Dice, dottore, guardi, se non fossero per gli specchietti non potrei guidare la macchina a marcia indietro perché non riesco a girarmi. Quindi c'è spesso una riduzione della motilità, cioè il paziente non fa più i classici movimenti che sono utili, per esempio quello della rotazione a sinistra, rotazione a destra, inclinazione a destra, a sinistra, l'estensione, la flessione della cervicale, che sono i movimenti più importanti. In questo caso bisogna fare l'accertamento, la diagnosi. Questi sono un po' i sintomi. I sintomi sono dolore e deficit della motilità. Il paziente arriva qua quando è già troppo tardi in genere, oppure abbiamo un modo per capirlo subito quando cominciamo ad avere problemi alla cervicale? Se il problema è traumatico, arrivano a qualsiasi età. Cioè c'è il giovane che ha preso un tamponamento, ha avuto un incidente stradale, ha dei dolori e dei deficit di movimento della cervicale, e allora viene per un evento post-traumatico. Il colpo di frusta. Il famoso colpo di frusta. Che il colpo di frusta non è una cosa tanto poco importante, ha la sua importanza, ma soprattutto nel tempo. Perché mentre nel breve tempo il dolore si passa, la motilità si riacquista, eccetera, però nel tempo, a distanza di anni, i problemi rimangono. E quali sono? È una inversione della curvatura, della lordosi si chiama, questa curvatura normale della cervicale che si, diciamo, rettilinizza e addirittura si inverte, va in delordosi, e questo comporta poi spesso una protrusione discale, soprattutto a livello della zona C4, C5 o C5, C6, con danni sul canale vertebrale, perché quello diremo adesso quali saranno le problematiche proprio delle protrusioni ernie discali, che affronteremo l'altro problema molto molto frequente. Quindi dicevamo che i giovani o anche non giovani vengono per un fatto traumatico, poi in genere vengono quelli che hanno dei dolori dovuti a patologia, e la patologia spesso magari può essere, noi parliamo dell'artrosi, ma come dicevo prima anche un'artrite, cioè per esempio l'artrite reumatoide che colpisce tra le altre cose anche la colonna cervicale. E talvolta invece sono le persone più anziane che hanno l'artrosi in altre parti, ma vengono colpiti anche dall'artrosi, diciamo, della colonna. E soprattutto dove si manifesta? Si manifesta sul soma, sulla parte che è, diciamo, la parte più grossa della vertebra, il corpo vertebrale, che ha degli osteofiti, cioè degli piccoli spuntoncini, diciamo, di osso, che molte volte avvolgono la protrusione discale, e quindi il problema è ancora più serio, perché non abbiamo un problema di un tessuto molle e basta che va verso il canale, all'interno del canale vertebrale, ma anche c'è lo spuntoncino d'osso, l'osteofita, che diventa una cosa molto più particolare, molto più difficile da curare.
E ne credo anche più dolorosa. Più dolorosa perché effettivamente è l'osso non comprimibile, insomma, è lui che comprime e dà fastidio tantissimo. Quindi abbiamo dei problemi dell'artrosi dovuto a questi dischi e abbiamo problemi che poi questi dischi danno al midollo spinale che passa nel canale vertebrale. E allora qual è la sintomatologia oltre del dolore, del dolore che ha il paziente a livello della zona del collo, a livello diciamo posteriore, nella regione posteriore del collo? E anche un dolore che talvolta si irradia agli arti superiori. Adesso mandiamo l'altro brano e poi quando torniamo in studio ci spiegherai qual è la sintomatologia. A tra poco. Not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Time.
not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. 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 Eccoci di nuovo in studio, nello studio del dottor Giuseppe Bartoleschi, reumatologo a Montefiascone. Qual è la sintomatologia della cervicale? Dicevamo precedentemente che abbiamo questa irradiazione dei dolori a livello degli arti superiori. Può essere un arto, più o meno completamente, o possono essere anche tutti e due gli arti. Diciamo dal midollo spinale, sì, irradiano i nervi spinali. Queste radici che si sfioccano dal midollo e tramite un forame vanno poi dopo a innervare gli arti superiori in questo caso. I nervi dell'arto superiore sono tre: il nervo radiale, il nervo ulnare e il nervo mediano, famoso per la famosa sindrome del tunnel carpale che tutti un po' conoscono, sì, che è una patologia ricorrente. E come si manifesta? Dolore atroce, dolore notturno, dolore diurno, con dei formicolii, con delle cosiddette parestesie. La gente dice ho un formicolio alle dita, quindi si lamentano del dolore e dei formicolii e anche di una diminuzione, se la cosa è abbastanza seria, della forza di quell'arto che è stato, diciamo, colpito da questo problema. Quindi non è vero che abbiamo le mani di burro, potrebbe essere questa patologia quando ci sfuggono gli oggetti? Sì, quando sfuggono gli oggetti, al di là del tunnel carpale che ho appena accennato, derivano pure da queste radicolopatie, da questa sofferenza di queste radici, soprattutto a livello di queste protrusioni discali. Affrontiamo la patologia più comune, che è quella dei dischi, ma un disco si può ammalare anche di altri problemi, si può ammalare anche per una discite, cioè un'infiammazione dovuta a tante cause, si può ammalare perché c'è stato uno scivolamento vertebrale più o meno grave, dalla spondilolistisi alla spondilolisi, cioè la spondilolisi è uno scivolamento e basta, la lisi addirittura c'è una rottura e quindi è ancora più grave, quindi si viene a creare in questo caso pure una piccola stenosi o anche grande stenosi del canale vertebrale, che è uno dei problemi più gravi che possono capitare, insomma, alla colonna. Poi ci sono anche le forme tumorali, per fortuna non tanto frequenti, ma insomma vanno, diciamo, pensate pure quelle. Ora, dicevo che il problema poi è diagnostico, no? Bisogna vedere fare questa diagnosi, e per fare questa diagnosi si ricorre spesso, dopo una RIZ, magari se è necessario, anche a una risonanza magnetica. La risonanza magnetica rispetto alla lastra normale, alla RIZ, ci fa vedere non solo la parte ossea, ma anche la parte cosiddetta molle e soprattutto i dischi, con le loro problematiche, che sono soprattutto queste protrusioni discali o addirittura le ernie, che sono un aggravamento di quella che è, diciamo, la protrusione discale. È una protrusione discale in cui il disco, diciamo, si è rotto e c'è una fuoriuscita della parte, diciamo. Quindi è necessaria per una diagnosi proprio più precisa? La diagnosi è necessaria perché in questi casi ci sono delle terapie che sono di tipo conservativo, e che poi parleremo anche di questo discorso della terapia, ma che possono essere o di tipo fisiatrico o di tipo medico o anche di tipo, talvolta se necessario, chirurgico. Quindi la risonanza magnetica è importantissima per una diagnosi più precisa e accurata? Sì, attualmente noi dobbiamo avvalerci di questa tecnologia che ci dà tante informazioni e quindi importantissime per l'esito e per impostare soprattutto la terapia.
perché un conto è una piccola protrusione di scarico, un conto è una ernia espulsa, un conto è una malattia magari infettiva che è potuta essere presente, un conto è uno scivolamento vertebrale. Insomma, tutte queste cose, la diagnosi precisa, diciamo, si fa con una risonanza magnetica. È vero che è un'indagine costosa e che, ecco, che comporta anche dei problemi, eccetera, però quando è necessario, secondo me, è un'indagine che va fatta nell'interesse intanto del paziente e poi anche del medico, che serve in qualche maniera a focalizzare la diagnosi in maniera molto precisa. Bentornati con noi allo speciale di Radio Tuscia Evans. Siamo con il dottor Giuseppe Bartoleschi, reumatologo famosissimo a Montefiascone, ma direi anche fuori Montefiascone. Parlavamo di fisioterapia, anzi avevamo accennato alla fisioterapia. Che cosa possiamo fare? La fisioterapia ha un ruolo molto importante nelle malattie dell'apparato locomotore, perché attualmente si avvale anche di strumenti di alta qualità, come sono, diciamo, come fisioterapia, gli apparecchi come si dice la TECAR, il laser, l'ipertermia, la magnetoterapia, gli ultrasoni, elettrostimolazioni, eccetera. Diciamo, questi sono le apparecchiature, diciamo così, hanno ognuna delle indicazioni specifiche. Prendiamo una magnetoterapia, per esempio, molto importante sia sull'artrosi che sull'osteoporosi, che sulle patologie, diciamo, anche, diciamo, delle parti molli, anche muscoli, eccetera. Prendiamo il laser, che è molto utile, per esempio,
soprattutto sul dolore che può derivare da tendini, da muscoli, da articolazioni, eccetera. Lo stesso la tegarterapia, che è una tecnica abbastanza recente, è molto utile, diciamo, in quello che è sempre la parte muscolo-scheletrica, diciamo, e tendinea. Poi una cosa che usiamo da un po' di tempo, di cui ci avvaliamo abbastanza in certe patologie dove ci sono delle calcificazioni o ossei o tendini, che sono le onde d'urto. Le onde d'urto che sono, diciamo, come gli ultrasuoni che si usano per esempio nelle patologie dei calcoli, eccetera, derivano un po' da quel concetto, però in questo caso sì, non è che c'è una rottura della calcificazione, ma soprattutto sul dolore dovuto a queste calcificazioni vanno molto bene. Ma queste terapie le fate qui nel vostro centro? Sì, queste terapie facciamo tutte nel nostro centro. Che si chiama Centro Medico Bartoleschi, ed è a Zepponami. Sì, è a Zepponami, qui a Montefiascone. Oltre queste tecnologie, poi passiamo proprio alla chinesiterapia. La chinesiterapia, che è appunto una terapia che riguarda il movimento e che sono i terapisti che la svolgono. Si fanno delle manipolazioni, terapia, diciamo, che è una ginnastica correttiva, ci sono le posturali, c'è una ginnastica addirittura del pavimento pelvico per l'incontinenza urinaria. Adesso andiamo un po' a braccio su quello che è. Certo, ma l'importante è dare queste informazioni. Però abbiamo delle informazioni che servono anche per altre patologie. La posturologia, il riassetto della posturologia è molto importante, proprio perché molte volte da questi squilibri nascono poi delle patologie. Io direi, Giuseppe, che invece che finirla qui questa cosa, ci diamo appuntamento un'altra volta, perché immagino che gli ascoltatori siano felici di questo servizio che stiamo dando, spiegare quali sono le varie patologie e soprattutto sapere dove possono curarsi e avere diciamo un centro molto all'avanguardia. E allora, vogliamo, la prossima volta che vengo a trovarti, vogliamo parlare dei problemi della colonna lombare? Sì, certamente, perché la colonna lombare purtroppo ha una valenza notevole nella inabilità di tante persone e per l'attività lavorativa addirittura è peggiore dei problemi inerenti alla colonna cervicale, quindi ne parleremo volentieri. Bene, grazie allora della disponibilità, grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito. Grazie a Evans e grazie a tutti gli ascoltatori. Alla prossima. Alla prossima. I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Antonio,
sono matto. Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un permosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare. Un caloroso benvenuto amiche e amici da parte di Francesco ad una nuova puntata di Cabaret tra cinema e teatro, la rubrica della nostra Radio Tuscia Web Events, dove le arti sceniche e filmiche sono all'ordine del giorno. Oggi, come ci ha anticipato Simone Cristicchi in una sua celebre canzone, parliamo di pazzi, persone fuori dal comune, gente che vive nel suo mondo, geniali, maniaci, galanti, ossessivi, omicidi o divertenti, pazzi. Perché oggi ci dedichiamo a loro? Lo scopriremo dopo la sigla. Cabaret tra cinema e teatro. Ed eccoci qui pronti con una nuova puntata di Cabaret tra cinema e teatro. A condurvi nel percorso sono sempre io, Francesco. Oggi, come accennato poco fa, dedichiamo la puntata ai pazzi. Immagino che molti si stiano chiedendo il perché. Ebbene, il 24 febbraio del 1922 andava in scena per la prima volta al Teatro Manzoni di Milano Enrico IV di Luigi Pirandello. L'opera è una delle più celebri e rientra nella seconda delle tre fasi della sua attività di autore teatrale, fase che va dal 1918 al 27, dove si inseriscono i suoi capolavori più celebri, tra cui Sei personaggi in cerca d'autore, in cui Pirandello parla di quello che viene definito il male di sentirsi vivere. Ora non soffermiamoci a parlare di Pirandello e della sua poetica, perché, come diceva Giano,
in un'opera teatrale storico-satirica, basta un appiglio e ci si ritrova all'interno con tutte le scarpe. Parliamo invece di questo spettacolo, inno del metateatro, cioè del teatro nel teatro. In una villa della campagna umbra vive rinchiuso un uomo che, impazzito dopo una caduta da cavallo durante una festa in costume, si è fissato nella parte che rappresentava, quella appunto dell'imperatore Enrico IV. Molti lo continuano a visitare, tra cui il barone Tito Belcredi, l'ex donna amata Matilde e la figlia di lei, Frida. Un giorno insieme a loro va a trovarlo un dottore, che vuole approfittare della somiglianza di Frida con la madre quando era giovane per provocare nel folle uno shock che lo conduca alla ragione. Ma Enrico, di cui non sapremo mai il vero nome, si rivela rinsavito da anni e continua a fingersi pazzo, disgustato da una società incivile e corrotta. Il riscatto di quanto ha perso sarebbe la donna amata, ma come la ricorda lui? Quindi Frida. Belcredi si oppone ed Enrico lo trafigge. Ora nessuno può non dichiararlo pazzo e lo sarà per sempre. Ripetuto nella storia in mille e mille modi e da miliardi di attori, pensiamo a Romano Valli, Flavio Bucci, Marcello Mastroianni nel rifacimento cinematografico diretto da Marco Tullio Giordana, o lo stesso Ruggero Ruggeri che per primo interpretò il personaggio del protagonista, l'Enrico IV contiene dei monologhi la cui magia può solo essere letta, o meglio, recitata. Passiamo però la voce ad una canzone riguardo un pazzo che molti conoscono e lasciamola cantare al grande Fabrizio De André. Prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognan se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovski malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappo alla pazzia. Cabaret tra cinema e teatro. Bentornati a Cabaret tra cinema e teatro. A parlarvi è Francesco e oggi stiamo dedicando la puntata ai pazzi, non gli assassini, ma solamente gente da manicomio. Rimaniamo in campo teatrale. Abbiamo reso omaggio e dedicato la puntata a Enrico IV di Pirandello. Ci sono però altre mille pièce dedicate al tema. Se continuassimo a parlare di Pirandello, il berretto a sonagli vede nella pazzia una soluzione. Così è, se vi pare, invece, è centrato su un gruppo di persone che cerca di capire chi, tra il signor Ponza e sua suocera Frola,
sia pazzo. Altri folli teatrali li troviamo anche nei testi di autori esteri. Si pensi a Blanche Dubois in un tram che si chiama Desiderio. E lei forse una delle pazze più celebri, con il suo credere nella bontà degli sconosciuti. Da citare anche La pazza di Chaillot e Arsenico da Chimerletti, dove il povero protagonista Mortimer è circondato da una famiglia di pazzi, dai più teneri ai più sadici. Uno dei miei testi preferiti sui pazzi però rimane Le serve di Jean Genet, un pezzo di teatro dell'assurdo, dove due sorelle, Claire e Solange Le Mercier, serve appunto, si divertono a interpretare rispettivamente e in maniera alternata una di loro e la padrona di casa. Durante uno di questi giochi e dopo aver combinato qualche disastro, Solange, presa dal momento, strangolerà la sorella, convinta di uccidere la padrona. In un fantastico monologo, Solange si ritrova a parlare contemporaneamente alla padrona morta, al probabile agente investigativo che l'arresta, all'ipotetica gente che la guarda e alla sorella, che ormai non l'ascolta più. Quest'anno, al Teatro Eliseo di Roma, la grande Anna Foglietta ha interpretato La pazza della porta accanto, dedicato alla scrittrice Alda Merini. Lasciamo quindi la parola a Roberto Vecchioni per una canzone dedicata alla celebre scrittrice. Contandosi i pezzi lasciati là fuori, che sono i suoi lividi, che sono i miei fiori. Io non scrivo più niente, mi legano i polsi, ora l'unico tempo è nel tempo che colsi. E qui dentro il dolore è un ospite usuale, ma l'amore che manca è l'amore che fa male. Ogni uomo della vita mia era il verso di una poesia, perduto, straziato, raccolto, abbracciato. Ogni amore della vita mia, ogni amore della vita mia, è cielo, è voragine, è terra che mangio per vivere ancora. Dei pazzi da una nebbia lontana, come dolce il ricordo di Dino Campana, perché basta anche un niente per essere felici, basta vivere come le cose che dici e dividerti in tutti gli amori che hai per non perderti, perderti, perderti mai. Cosa non si fa per vivere? Cosa non si dà per vivere? Guarda, io sto vivendo. Cosa mi è costato vivere?
pezzo di una poesia buttata, stracciata, raccolta, abbracciata. Questo amore della vita mia, ogni amore della vita mia, è cielo, è voragine, è terra che mangio per vivere ancora. Ascoltando Cabaret tra cinema e teatro. Un caloroso bentornato da parte di Francesco a Cabaret tra cinema e teatro, rubrica dedicata alle arti sceniche e filmiche. Oggi stiamo parlando dei pazzi e ci stiamo concentrando molto sul teatro. Alcuni si saranno fatti storcere il naso, deduco, perché tra i vari autori non ho citato Shakespeare. Chissà perché, eh? Il bardo inglese merita un capitolo a sé. Folli e pazzi sono spesso presenti nei testi shakespeariani. È necessario però distinguere i fool dai personaggi che sono proprio pazzi. I fool, infatti, più che pazzi, sono personaggi fuori dal comune, come clown, giullari, gente di bassa estrazione sociale per quei dì. Oltre che aiutare l'autore per dire qualcosa più in libertà, i fool a volte si inseriscono solo per divertire, come i clown in Misura per Misura, in Otello, o il servo ubriaco della Tempesta. Altre volte aiutano i personaggi a riflettere, dicono verità scomode. Pensiamo al fool del Re Lear. Oppure si muovono in tal modo da diventare essenziali ai fini dello svolgimento della trama. Pensiamo a Puck, di Sogni di una notte di mezz'estate. Non è folle, ma un personaggio particolare. Alcuni protagonisti, invece, diventano proprio pazzi. I quattro personaggi principali delle cosiddette tragedie maggiori, cioè Amleto, Otello, Macbeth e Re Lear, sono tutti caratterizzati dalla follia. Chi in un modo, chi in un altro, vengono travolti dalla pazzia, da quella più innocente, come il Re Lear, a quella omicida. Per quanto riguarda le donne, beh, la più famosa è sicuramente lei, la compagna rifiutata da Amleto, colei che è stata ritratta in un magnifico quadro di Millet e a cui Francesco Guccini dedica la nostra prossima canzone. Quando la sera colora di stanco dorato tramonto le torri di guardia, la piccola Ofelia vestita di bianco va incontro alla notte dolcissima e scalza. Nelle sue mani ghirlande di fiori e nei suoi capelli riflessi di sogni, nei suoi pensieri mille colori di vita e di morte, di veglia e di sonno. Ofelia, che cosa senti quando la voce dagli spalti ti annuncia che è l'ora già e il giorno piano muore? Ofelia, che vedi dentro al verde dell'acqua del fossato, nei guizzi che la trota fa cambiando di colore. Perché hai indossato la veste più pura, perché hai disciolto i tuoi biondi capelli, corri allo sposo, hai forse paura che li trovasse non lunghi non belli. Quali parole son sulle tue labbra, chi fu il poeta o quale poesia, lo sa il falcone nei suoi larghi cerchi, io lo so solo la tua dolce pazzia. Ofelia, la seta e le ombre nere ti avvolgono leggere, ma dormi ormai e sentirai cadenze di liuto. Ofelia, non puoi sapere quante vicende ha visto il mondo, ma forse sai e lo dirai con magiche parole. Ofelia,
le tue parole al vento si perdono nel tempo, ma chi vorrà le troverà in tintinni corrosi. Ofelia, la 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 la. Ascoltando Cabaret tra cinema e teatro. Siamo tornati a Cabaret tra cinema e teatro, a parlarvi è Francesco e oggi stiamo parlando di pazzi. Soffermiamoci un secondo sulla figura del pazzo all'interno del teatro napoletano. Il folle, in queste commedie, è spesso contornato da una vena di comicità. Comicità che però serve anche in questo caso a dire la verità. Pazza, per esempio, è l'apparenza. Spesso i caratteri delle persone risultano talmente assurdi che probabilmente sono più plausibili come pazzi che non come sani. Si pensi a Il medico dei pazzi di Edoardo Scarpetta. Felice si ritrova contornato da personaggi dalle personalità così particolari da credere realmente alla bugia del nipote. È sano un uomo che per interpretare Otello va in giro per casa vestito come il personaggio shakespeariano ripetendo le battute a memoria? O una donna che tormenta ogni uomo che incontra pur di farle sposare la figlia? Sembra più logico che siano pazzi. Anche Edoardo De Filippo utilizza più volte la figura del pazzo. La sua influenza pirandelliana, però, lo porta spesso a descriverli come figure che rifiutano la società. Il primo pazzo che viene in mente è Michele Murri, protagonista di Ditegli sempre di sì. La sua follia, come qualcuno prima di me ha detto, è letterale, cioè si sofferma molto sulle parole e ritorna a perdere i freni quando non capisce il senso nascosto che gli altri fanno con le frasi. Anche in Uomo e galantuomo, l'onore e la pazzia si dividono la via, scusate il gioco di parole. Un altro pazzo è Zi Nicola, delle voci di dentro. Risulta però pazzo agli occhi di chi segue la morale, ma lui, come Guglielmo Speranza negli esami non finiscono mai, si rifugia nel mutismo per una società sorda. Non è pazzo, ma stanco. Ultimo autore da citare è Vincenzo Salemme. Un primo esempio è Cico in E fuori nevica, personaggio disturbato, ma che ha molte cose da nascondere e i cui disturbi non saranno poi così leggeri. Un altro esempio è il protagonista di Bello di papà, che la trama trasformerà in un personaggio che vivrà un'altra realtà. Lasciamo però ora la parola ad un altro napoletano che ci canterà di un'altra follia. Sono pazzo,
tutti sono pazzi. Ma chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello? Ascoltando Cabaret tra cinema e teatro. Ed eccoci di nuovo qui a Cabaret tra cinema e teatro. Io sono Francesco e oggi stiamo dedicando la puntata ai Folli. Abbiamo parlato molto di teatro, ora però parliamo anche un po' di cinema. Il grande schermo ha visto una tale quantità di film dedicati ai pazzi che temo sia impossibile citarli tutti. Non voglio dedicarli tanto tempo come l'ho dedicato per l'arte scenica. Né mi voglio soffermare a parlare di pazzi assassini o psicopatici alla Psycho o chi per loro. Voglio invece soffermarmi a parlare di quei film che si concentrano sull'idea del manicomio. Pensiamo, rimanendo in Italia, a La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, dove la figura di Nicola è collegata molto al discorso dei malati mentali e dei manicomi. Non per niente, durante il film, vediamo nel corso degli anni l'evoluzione del trattamento dei malati. Altra pellicola da citare è Si può fare, dove ci viene mostrata una conseguenza della legge Basaglia, cioè quella legge che per la prima volta al mondo ha abolito gli ospedali psichiatrici. Nel film del regista Manfredonia vediamo dei pazienti dimessi dai manicomi ingegnarsi come artisti del parquet. Provenienti dall'estero abbiamo mille e mille pellicole. Oltre agli adattamenti dei già citati Arsenico e Becchi Merletti, La pazza di Chaillot e Un tram che si chiama Desiderio, per cui per quest'ultimo Vivian Leigh vinse il suo secondo Oscar, sono da citare La fossa dei serpenti del 1946 con Olivia de Havilland, Gli esclusi con Judy Garland e Burt Lancaster e Il lato positivo che fece vincere a Jennifer Lawrence l'Oscar nel 2013. Tra i più celebri dobbiamo citare Io ti salverò di Alfred Hitchcock con Ingrid Bergman e Gregory Peck, le cui sequenze del sogno sono state disegnate niente poco di meno che da Salvador Dalí. Segue Ragazze interrotte con Winona Ryder e Angelina Jolie e al primo posto, forse il più famoso di tutti, Qualcuno volò sul nido del cuculo, dove Jack Nicholson vinse il primo dei suoi 3 Oscar. Pellicola che spiega quanto veramente tutti abbiano il diritto di esprimere liberamente le loro necessità. Ma lasciamo parlare anche i Modena City Rambles riguardo il nostro argomento di oggi. Il matto arriva con la schiena curva, con il secchio, il pennello e l'atlante. Ha la bocca piena di poesie e parole, ha una scorta che sembra abbondante, di storie, di offese e di belle speranze. Il matto porta pacchi di carne e pesce, di scarpe, di libri e vestiti, di cappotti vecchi e di bambole tristi, di giochi e preservativi, di cause perse e di buoni motivi. Il matto arriva con le pezze al culo e se ti vede ti tende la mano. Il matto parla con lo sguardo perso, sogna forte e vede. We'll
di lambrusco, ha negli occhi la luce del folle e del giusto. Io sono il chiodo che picchia nel muro, sono il vino nascosto in cantina, sono lo specchio storto che riflette il mondo, sono il grillo davanti al camino. La coscienza sporca che si avvicina, il matto arriva con le pezze al culo e se ti vede ti tende la mano. Il matto parla con lo sguardo perso, sogna forte e vede lontano. Hey! Arriva con le pezze al culo e se ti vede ti tende la mano. Il matto parla con lo sguardo perso, sogna forte e vede lontano, vede lontano, vede lontano, vede lontano. Cabaret tra cinema e teatro. Eccoci di nuovo con l'ultima parte della puntata di questa settimana di Cabaret tra cinema e teatro, dedicata ai pazzi e come le arti sceniche e filmiche abbiano reso loro omaggio. Abbiamo parlato di loro perché il 24 febbraio ricorre l'anniversario della prima e dell'Enrico IV di Luigi Pirandello. La parola pazzo ormai ha preso pieghe di natura diversa. Oggi suona quasi offensivo, pochi però ricordano che invece un tempo, nell'antica Grecia, i pazzi, i fuori dal comune, erano quasi sacri, perché erano coloro vicini alla vera volontà degli dèi. E quindi, come disse il grande Totò nel finale del rifacimento cinematografico di una commedia di cui abbiamo parlato, Il medico dei pazzi, i pazzi sono dovunque, ne è pieno il mondo, ce ne saranno in sala certamente, e pensandoci bene in fondo, lo sono pure io, modestamente. E come lui, vi ridico, compatite questa mia follia se vi ho donato un'ora d'allegria. Certo, quella della nostra puntata non è stata un'ora, ma purtroppo è comunque giunta al termine. Ma vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con me Francesco, sempre su Radio Tusha Web Evans, sempre qui con Cabaret. Continuate a seguirci. Alla prossima, ci aggiorniamo. Benvenuti a tutti a Sex Appeal. Oggi è una puntata molto particolare perché è dedicata a San Valentino, che è stato ieri, e sono insieme a Stefano Eleuteri. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. E oggi parliamo del sesso della terza età, e quindi questa puntata è dedicata a tutti i nostri nonni, tra virgolette, in particolare alla mia. Quindi nonna, se ci ascolti, prendi appunti. Beh sì, diciamo che è una puntata molto particolare, in quanto molte persone non riescono a collegare l'idea della sessualità alla terza età. Con Sex Appeal riusciremo a fare anche questo, quindi ci risentiamo dopo la sigla. Non importa con chi vai, ma con chi vieni. Sex Appeal. Tutto quello che vuoi sapere sul sesso, ma non hai il coraggio di chiedere. Bentornati. Perché parliamo della sessualità nella terza età? Diciamo che è stato visto quanto la vecchiaia possa essere vista in qualche modo come una sorta di seconda adolescenza. E infatti sicuramente si è fuori dal mondo produttivo e riproduttivo, quindi appunto da tutte le richieste che la società, soprattutto quella occidentale,
richiede la maggior parte di noi. Si ha sicuramente una maggiore disponibilità di tempo, dovuto appunto a tutto quello che abbiamo detto prima, e in qualche modo si è anche più romantici, nel senso che si ha una maggiore possibilità di dare attenzione alla relazione rispetto a quando si era più giovani, e si ha anche una maggiore disponibilità a dare un'attenzione che sia più sensuale rispetto alla sessualità. Quindi un'attenzione maggiore ai preliminari, un'attenzione maggiore appunto a tutto quello che possa essere in qualche modo il piacere rispetto a prima. Sicuramente tutto questo si collega al fatto che l'aspettativa di vita in Italia corrisponde ad 83 anni per le donne e a 77 per gli uomini, quindi le persone tendono ad invecchiare molto. E c'è sicuramente un mandato istituzionale per gli anziani che è sempre più rivolto alla promozione del benessere invece che sulla cura, quindi tendiamo ad avere anziani attivi piuttosto che anziani malati, e tutto questo ha svolto sicuramente un approccio molto più promozionale nei confronti della sessualità nell'anziano, soprattutto dal 98, la data fatidica in cui è nato il magico Sildenafil, quindi il Viagra, i nuovi farmaci potenti a disposizione. Adesso addirittura lo troviamo come farmaco da banco, lo troviamo in mille altre forme, in quanto al Sildenafil si sono accompagnate altre molecole ancora addirittura più potenti o comunque diverse, con un emivita, quindi una durata differente, con la possibilità di essere addirittura prese senza acqua o senza le problematiche che prima dava questo tipo di farmaco. Sicuramente l'attenzione che abbiamo dato alla sessualità nella terza età è sempre maggiore. Naturalmente possono esserci molti problemi che ostacolano lo scambio sessuale e li vedremo in questa puntata, ma diciamo che il messaggio che vogliamo dare è che anche i nonni fanno sesso. E questa cosa è veramente carina, perché uno si immagina sempre il nonno fermo lì, un po' pudico, invece non è così, e per questo abbiamo anche scelto per voi una serie di canzoni che un po' ricordano alla giovinezza dei nonni, giusto? Infatti, sì. Partiamo subito con la prima, Yes Sir, I Can Boogie. A dopo.
Bentornati a Sex Appeal per questa bellissima puntata dedicata a San Valentino, e questa volta non è incentrata sui giovani ma sui più grandi. E proprio per questo vorrei chiederti, no, la terza età, ma quando inizia questa terza età? Cioè, quando è che si può dire di essere nella terza età? Perché comunque la parola nonno stona un po'. Beh, sicuramente, soprattutto in questo periodo storico, si ha un po' di difficoltà a identificare quale sia la terza età, perché diciamo che tutto quello che abbiamo detto prima rispetto alla sessualità, uniti anche a tutto il fattore della medicina estetica, delle nuove sensazioni di queste generazioni, ci rendono un po' difficile identificare quale sia veramente la vecchiaia. La letteratura scientifica comunque identifica una sorta di sottoclassi di età. Come li divide? Allora, partiamo da persone da 54 ai 65 anni che vengono definiti come young old, quindi i giovani anziani. Dai 66 ai 74 anni parliamo di adulti anziani, quindi middle old, sono quelli appunto dai 65 anni in poi che vengono identificati come la popolazione geriatrica. Da qui inizierebbe in realtà la terza età. Dai 75 agli 84 anni parliamo dei vecchi vecchi, o quindi degli old old, i super vecchi, ma abbiamo ancora i super anziani, definiti appunto dalla letteratura come molto vecchi o very old, dagli 85 anni in su. E sicuramente quindi abbiamo una serie di variabili diverse, anche se adesso possiamo immaginare che una persona di 50 o 60 anni, quando gli diciamo che è vecchio, storce un po' il naso, diciamo. Mi fa pensare un po' come a Dragon Ball, non so se tu lo guardai, forse tu sei già troppo grande, che i protagonisti avevano varie evoluzioni, no? Era normale, Saiyan, Super Saiyan di terzo livello. Brava, lo stesso un con po' i nonni. Che ne dici di ascoltare un'altra bellissima canzone dedicata ai più grandi? E questa è una canzone del re del rock. Quindi ci sentiamo Elvis con Can't Help Falling in Love. Vai. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Falling in love
Bentornati a Sex Appeal su Radio Tusha Evans. E ho con me Vanessa. Ciao. Io sono Stefano Eleuteri, sessuologo, e appunto stiamo qui parlando della sessualità nella terza età. Ho già accennato prima di come la sessualità un po' cambia andando avanti con l'età. Ovviamente parliamo di generalizzazioni, quindi se abbiamo all'ascolto delle persone anziane, non per forza tutto quello che sto dicendo adesso si riferisce a voi, perché quando parliamo di fenomeni parliamo sempre, diciamo, della media di quello che accade, non è detto che accada a tutti. Quindi nel maschio solitamente quello che succede è un aumento della quantità e della latenza dei potenziali evocati dall'area dei genitali. Quindi diciamo che tra un orgasmo e l'altro passerà mediamente più tempo e sarà più difficile arrivare a un orgasmo. Avviene quella che viene un po' chiamata eiaculazione ritardata. E possono avvenire anche dei cambiamenti nella sensibilità peniena. Quindi appunto, se prima le erezioni erano più facilmente spontanee, c'è sempre più bisogno di una stimolazione esterna. Pensa che quando uno è giovane cerca di fare di tutto per avvicinare la rallentata, e quando uno è anziano fa di tutto per velocizzarla. Eh sì, non si è mai contenti. Non si è mai contenti. In modo. Un'altra cosa che ci fa capire che ci stiamo avvicinando a quella che viene chiamata da alcuni andropausa, ma che in realtà appunto è un fenomeno che ancora non è ben compreso, è una ridotta frequenza delle erezioni notturne, nel senso che appunto c'è in qualche modo una minore vasocongestione a livello genitale e quindi una minore probabilità che avvenga l'erezione in modo spontaneo. Nelle donne i cambiamenti ormonali dovuti alla menopausa sono invece un po' più strutturati e sono di solito associati a una minore lubrificazione, perché sappiamo appunto che durante la fase dell'eccitazione genitale la vagina solitamente si lubrifica, e quindi questa minore lubrificazione può portare ad una sorta di atrofia vaginale, e questo ovviamente può causare un po' di dolore durante i rapporti. Come vedremo però nel corso della puntata, a ogni problema si trova il rimedio adatto, quindi non preoccupatevi, e ovviamente come abbiamo detto prima c'è sempre la possibilità di continuare la sessualità durante tutta la vita. E questa è una bellissima notizia, e quindi ascoltiamo una bella canzone romantica che ha fatto sognare tutti, grandi e piccini, perché comunque è la colonna sonora di un film molto famoso. Bene, allora sentiamoci Moon River di Harry Mancini. Crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters such a lot of world to see. We're after the same rainbow's aim, waiting round the bay, my huckleberry friend. Yeah.
There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow thing, waiting round again. My huckleberry friend, bentornati in questa puntata dedicata all'amore e alla sessualità, o giustamente. Ma i pregiudizi influiscono il rapporto della terza età? Purtroppo i pregiudizi influiscono sempre, soprattutto quando parliamo appunto della sessualità. E di questo si parla da molto tempo in ambito sessuologico, tant'è vero che molti autori hanno identificato la presenza di alcune false credenze che sono connesse alla sessualità nella terza età. E parliamo per esempio del fatto che forse è meglio non parlare di queste cose, quindi delle persone che pensano che non si debba parlare della sessualità nella terza età, di alcune persone che pensano addirittura che la sessualità in questa fase possa essere interpretata come fastidiosa, grottesca o addirittura incongrua. Addirittura alcuni che pensano che le persone anziane non hanno abilità fisiche per fare sesso, e questo è stato un pregiudizio che in realtà è stato portato avanti per tanto tempo anche dai medici, che dicevano che soprattutto per i problemi cardiaci le persone non avrebbero dovuto fare sesso, come se la sessualità comporti per forza degli sforzi che richiedessero, diciamo, delle abilità da giovani. E alcuni addirittura che dicono che l'attività sessuale non è buona per la salute, o che pensano che le persone anziane non abbiano interessi sessuali. Questo è connesso soprattutto all'idea che dopo la menopausa o l'andropausa l'abbassamento del testosterone porti appunto a una diminuzione della libido in qualche modo. Alcuni pregiudizi sono più di ordine religioso, quindi l'idea appunto che l'unico obiettivo della sessualità sia la procreazione, che quindi dopo che non ci sia più la possibilità di procreare non c'è più senso appunto di esercitare la sessualità in qualche modo, oppure l'idea che i corpi degli anziani siano brutti e non piacevoli. Dobbiamo immaginarci come tutti questi pregiudizi siano in qualche modo interiorizzati dalla persona anziana e che quindi possano portare avanti l'idea che esercitare la sessualità sia una cosa non normale. E quindi ovviamente molto spesso appunto nel mio ruolo mi trovo a contrastare quest'idea di persone che si trovano appunto a immaginarsi come una impossibilità di fare sesso, come se a loro fosse in qualche modo proibito. E prima di passare appunto al prossimo argomento, sentiamoci una bella canzone che ci rassicura un po' dopo tutto quello che ci siamo detti. E io sentirei Il cielo in una stanza di Mina. Che ne pensi? Sembra un'ottima idea. Bene, a dopo. Questa stanza non ha pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste. Restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra
Eccoci tornati qui a Sex Appeal e quindi gli anziani non sono poi così anziani, la sessualità è ancora attiva, possiamo superare i pregiudizi e ora che abbiamo visto tutte queste cose, come ci approcciamo al partner? Cioè come rimorchiamo, no, a parte gli scherzi, veramente, come ci approcciamo? La prima cosa da fare sicuramente è cercare di riconoscere e di accettare eventuali cambiamenti fisici che avvengono sia in noi sia nel nostro partner, cercando di rimodulare in qualche modo la sessualità avendo una mentalità aperta in base alle necessità che possono quindi essere opportune. Immaginiamoci per esempio un anziano che abbia delle disabilità, dobbiamo immaginarci una sessualità che possa essere possibile anche per lui. E dobbiamo cercare in generale sempre di rifuggire questo aspetto prestazionale, di cercare appunto uno standard e soprattutto il paragone con quando la persona era giovane, avvicinandoci invece sempre a un approccio più intimo. Infatti molti autori hanno sottolineato che se sicuramente ovviamente la performance abbia dei contenuti peggiori se paragonati con la giovane età, quello che ci guadagna è sicuramente la conoscenza dell'altro, l'intimità, la conoscenza della sessualità e quindi immaginiamoci che nella maggior parte dei casi parliamo di relazioni a lungo termine o comunque di persone che non hanno dei problemi ad approcciarsi alla propria ad altrui sessualità o sensualità, perché appunto come abbiamo detto nella terza età si risveglia molto più quest'area della sensualità, quindi del riscoprire il piacere semplicemente di stare abbracciati, di baciarsi e non di andare direttamente appunto a cercare il rapporto sessuale. Quindi quando devo dare dei consigli su come approcciarsi al partner, sicuramente mi viene in mente l'idea di parlarci il più possibile rispetto a quali sono le nostre preferenze, a cosa vogliamo, al chiedere all'altro cosa vuole e se abbiamo qualsiasi tipo di problema cercare appunto di dircelo con l'apertura e la franchezza che possono avere persone di questa età che hanno avuto una sorta di esperienza appunto rispetto a queste tematiche. E poi non avere paura di dire quello che abbiamo da dire, perché comunque magari scopriamo che anche l'altro ha i nostri pensieri, le nostre esigenze e la pensa come noi. Infatti, soprattutto quando abbiamo delle coppie più o meno della stessa età, sicuramente la persona sta attraversando una fase simile o comunque anche se l'altro partner è di un'altra fase si immagina che noi stiamo attraversando quella fase. Quindi non abbiamo problemi e diciamo tutto quello che dobbiamo dire, appunto. Quindi cosa ci ascoltiamo ora? Che cosa diciamo ai nostri cari ascoltatori? Potremmo ascoltarci Sinatra, per esempio, Strangers in the Night. Ottima scelta. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you.
the night. Two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Bentornati a Sex Appeal. Siamo arrivati all'ultimo spezzone di questa puntata e quindi mi sento appunto di darvi qualche consiglio rispetto a come poter esercitare la sessualità in questa fase. E rispetto all'uomo abbiamo già detto come l'erezione possa avere bisogno di qualche stimolazione in più. Quindi oltre all'utilizzo dei farmaci che abbiamo già detto sopra nel caso in cui ne sentiate il bisogno, quello che mi propongo di dire ai partner è che dobbiamo cercare di dedicare più tempo ai preliminari. Quindi immaginiamoci di dedicare più tempo alla masturbazione, al sesso orale, e soprattutto non meravigliamoci se
l'erezione non è più come prima e che quindi non basta appunto magari uno sguardo per l'eccitazione, perché semplicemente a livello fisiologico è cambiato qualcosa e quindi c'è bisogno di cambiare qualcosa nell'approccio. Non è che il vostro partner non vi trova più attraenti come prima, ma semplicemente che la sessualità è in qualche modo cambiata, come può avvenire per tutte le altre funzioni. Per quanto riguarda le donne, quello che abbiamo detto prima, appunto, perché non possiamo utilizzare un bel lubrificante, potrebbe sicuramente aiutarci nella penetrazione, soprattutto appunto se non ci sentiamo ben lubrificate, piuttosto che avere dei rapporti sessuali dolorosi o di evitare i rapporti sessuali perché sentiamo dolore, cerchiamo di aprirci appunto a queste possibilità che la scienza ci ha fornito e godiamoci appunto un po' di sessualità. Infatti. Non è mai troppo tardi. Sicuramente. Con questo ci salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana con un argomento che sembra in tema carnevalesco, ma in realtà non l'abbiamo scelto per quello. Infatti. E è il travestitismo. Infatti, sì, parleremo di una delle perversioni, tra virgolette, più diffuse e quindi appunto ne sentiremo delle belle. Non mancate. Ciao. Sing that can't be sung. Love. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Love. There's nothing you can make that can't be made. Love. No one you can save that can't be saved. Love. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need.
sen bulma gizme dile ne fok miyo khamuma linette gizme su aksi gine bekuma kuma khol dal dine yo linette si yo monesi man linesi mi moe dilen yapalo. Long as I stay.